Abbiamo scoperto dell'esistenza di un'officina perfettamente funzionante accanto a un'isola ecologica. Che perché ha comportato dei costi notevoli perché bisognava utilizzare un altro stabilimento. Un altro stabilimento chiaramente in affitto. Abbiamo scoperto dell'esistenza di un'officina perfettamente funzionante accanto a un'isola ecologica e peraltro a un ponte, quindi può già iniziare da subito a essere utilizzata per riparare i mezzi. Un'officina tra l'altro straordinaria, in ottime condizioni, che poteva essere davvero utilizzata soprattutto per evitare che in realtà diciamo più decentrate rispetto al centro operativo di AMA si potesse intervenire in modo rapido per far fronte ai problemi, alle problematiche che hanno questi mezzi, che tra l'altro sono mezzi vecchi. Che perché ha comportato dei costi notevoli perché bisognava utilizzare un altro stabilimento. Un altro stabilimento chiaramente in affitto. Anche su questo AMA è già al lavoro per effettuare indagini e capire se ci sono chiaramente delle responsabilità. Affrontando tutte queste questioni noi cerchiamo assolutamente di intervenire per recuperare gli sprechi veramente di anni e anni. Quindi noi ottimizzeremo un sistema tale per cui le necessità appunto di aggiustare i mezzi saranno necessità a cui si corrisponderà in modo rapido, ma soprattutto appunto stiamo cercando di razionalizzare tutto quello che è l'attività organizzativa di AMA. Vero è che rimane irrisolto il motivo per il quale questa officina per anni non è stata utilizzata, ma stiamo indagando.